Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video, anche questa volta video dedicato a Natale e anche questa volta un video tutorial in cui andremo a realizzare un progetto fai da te. Ho pensato sia utile sia per l'albero di Natale che per decorare le finestre, ho pensato che fosse anche utile come idea per decorare i pacchi regalo. Le decorazioni che andiamo a realizzare oggi nel video sono queste. Si realizzano in pochi minuti, ma soprattutto per realizzarle servono soltanto due materiali. Il primo sono questi fili di ferro ricoperti da velluto. E il secondo materiale di cui abbiamo bisogno sono appunto queste perline super luminosissime che ho trovato sul sito di BBCraft. BBCraft è un sito dedicato agli hobby che vende un sacco di materiali e un sacco di strumenti per diversi tipi di hobby, quindi non solo perline ma anche un sacco di altre cose. Vi lascio giù il link del sito nell'info box e sempre nell'info box trovate anche il link che vi porta direttamente sulla pagina dove trovare queste perline super luminosissime. Io le ho scelte bianche, ci sono anche di tantissimi altri colori. Per voi ho anche un codice sconto che è Selena5, ve lo lascio sia qui che giù nell'info box. Ma ora smetto di parlare, direi che è ora di cominciare con il nostro tutorial. Questo è un filo di perle davvero super luminosissimo ed è esattamente questo il motivo per il quale le ho scelte, insomma per questo bellissimo effetto super luminoso. Prendo anche due di questi qui, che al momento non ricordo come si chiamano, comunque è del filo di ferro ricoperto con del velluto, e li divido in tre. Sul punto della piega vado a tagliarli. Io mi aiuto con una pinza. Ora vado a riempire questi pezzettini con le perline. Ne posiziono 8 sul lato destro e 8 sul lato sinistro in modo da lasciare nel mezzo un po' di vuoto che mi servirà poi per il passaggio successivo. Quindi continuo a riempire altri di questi fili di ferro. Allora, io ho terminato i miei tre fili, ne ho presi altri tre e li ho accorciati di un terzo e adesso vado a posizionarli uno accanto all'altro in modo alternato e a questo punto li prendo tutti assieme e giro nella parte centrale che avevo lasciato vuota senza le perline e vado a girarli su se stessi in modo da creare una sorta di fiocco, e questo è il fiocco una volta terminato. A questo punto posso andare a tagliare la parte finale di fil di ferro che è rimasto senza perlina e la taglio e ci aggiungo una goccia di colla, oppure semplicemente se preferite basta rigirarla su se stessa in modo da non farvi male, insomma, quando le andate ad utilizzare. Ultima idea con le perle, vado ad utilizzare di nuovo uno di questi fili di ferro tutti pelosini e lo riempio con le mie perline.
Lascio gli ultimi 2 centimetri liberi che mi serviranno successivamente. Ho riempito il mio filo di ferro e ho lasciato tra una perlina e l'altra un po' di spazio in modo poi da riuscire a realizzare le pieghe in modo più preciso, nel mio caso perché devo realizzare una stella. Ora, con l'aiuto di un tagliabiscotti a forma di stella, realizzo la mia stella. Mi sono avanzate delle perline, non importa. Vado a rimuovere le perline in più. Chiudo la stella. E a questo punto posso decidere di utilizzare il filo che mi avanza come gancio per appenderla, oppure semplicemente, se devo utilizzarla in modo diverso, vado a tagliarli. Ecco qua. E niente, il risultato l'avevate già visto all'inizio del video, quindi non starò a mostrarvelo ancora. Spero, come sempre, che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate giù, nei commenti, se è promosso, se non ho promosso. Se avete dubbi, domande o bisogno di aiuto, lasciatemi scritto tutto sotto nei commenti. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo forse nei prossimi giorni, altrimenti ci vedremo dopo le vacanze con il nuovo anno, a gennaio con un nuovo video. Ciao!